conferma che la disponibilità dei posti letto di terapia intensiva della Regione Friuli-Venezia Giulia è pari a 175. Questi posti letto sono già attivi e attivabili in 24-48 ore, come richiesto dal monitoraggio quotidiano ministeriale. L'incremento dei posti letto di terapia intensiva in Regione, passando da 120 posti come censiti nei flussi ministeriali prima della fase emergenziale ai 175 a regime, sarà mantenuto anche dopo gli interventi edilizi in fase di completamento o avvio dei 3 presidi degli hub regionali. Pertanto saranno resi strutturali tutti i posti letto non interessati da interventi edilizi sui presidi ospedalieri, utilizzati i posti letto realizzati durante la fase emergenziale che non impattano sull'attività ordinaria. Il cronoprogramma attuativo delle opere è stato trasmesso dal Presidente della Regione con nota 1071 del 16 ottobre 2020 all'allora Commissario straordinario per l'emergenza, dottor Arcuri, nell'istanza di accettazione alla Dega commissariale per l'attuazione del piano. Ad oggi gli scostamenti temporali rispetto a tali previsioni non presentano criticità tali da inficiare la completa realizzazione delle opere. Nelle more della realizzazione dei posti letto strutturali previsti a piano, sono previste tutte le misure compensative necessarie a garantire l'erogazione dei servizi per un totale di 175 posti letto, qualora necessario anche superando tale numero come avvenuto nella prima fase dell'emergenza. Grazie, prego, consigliere Zalucar. Ora, il decreto legge 34 prevede che l'incremento dei posti letto di terapia intensiva sia strutturale, quindi definitivo e non provvisorio per l'emergenza, perché è evidente che io non posso attivare i letti se non ho il personale, cosa che diceva la stessa OI. Faccio presente che l'ultima delibera, mi pare 1446, quella da cui poi prendono spunto gli atti aziendali, prevede non 175 ma 122 letti di terapia intensiva. Faccio e concludo un confronto con la regione a noi confinante. Noi abbiamo realizzato in questo tempo 2 letti di terapia intensiva, il Veneto ne ha fatti 60 in più. Noi abbiamo costruito 0 letti di semi-intensiva, il Veneto ne ha fatti 167 in più. E penso che questo grazie. È tutto. Grazie.